ci troviamo nella zona di Finisterre, anche se poi se andiamo a vedere nei dati dell'Agenzia del Territorio, tutta questa macrozona è inclusa in la zona di Capuchin, di Fangasu e Lunesole. Vorrei immaginare che un attimo c'è un carissimo amico che scrive dei blog bellissimi, Marco Azzeni, che lo saluto. Immaginatevi questa zona cosa doveva essere nei primi del Novecento, quando appunto le prime ville liberty venivano costruite tra Viale Caprera e per arrivare poi su verso Viale Mameli e Viale, quella che oggi conosciamo come Viale Trento. Ovviamente penso tutti Uliveti. Ci troviamo qua in un porticato, un'opera edilizia dei primi anni 90, veramente faraonica, dei costruttori del Sole, un progetto dell'ingegnere Solmona Vitali, studio Solmona Vitali, un complesso veramente, veramente maestoso che si erige da Via Pola per arrivare qua nel porticato di Via Gorizia, poi arrivare in Via Savoia. Stiamo parlando dei primi anni 90, quindi sono comunque è uno stabile moderno, molto grande. Una cosa secondo me molto bella che hanno fatto è creare appunto questa passeggiata porticato con tutte le attività commerciali sotto negozi e diverse scale per poter accedere come posso dire, ai vari stabili collegati nella schiera. Quindi sicuramente un'opera edilizia interessante. Parliamo un po' di dati di mercato, una zona che fa circa 185 compravendite all'anno, tutta questa grande macrozona. Sassari come città, secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, nel 2020, nonostante nel 2021 ha fatto 972 operazioni immobiliari. Questo ha creato un trend estremamente positivo post-pandemico. La città non si è fermata, anzi ha avuto un incremento di operazioni immobiliari. Ovvio che ancora i valori immobiliari tardano ad alimentare questa ripresa. Calcolate che nel mercato immobiliare abbiamo due velocità: crescita delle compravendite e fluttuazioni dei valori. Le compravendite possono aumentare, ma i valori possono continuare per inerzia ancora a scendere. In questo momento qua vediamo che sono abbastanza stabili e in questa zona gli edifici degli anni 90 mantengono un valore al metro quadro, quando c'è una buona architettura, intorno ai 1.500 euro al metro quadro. Questo perché? Perché ovviamente generalmente chi compra in queste zone entra in casa e vuole un attimino fare qualche opera, qualche ristrutturazione. Quello che ugualmente in questa zona richiama tantissimi acquirenti quando capita, perché non ce ne sono tantissime, sono sempre le nuove costruzioni. Come nel precedente vlog vi abbiamo detto, quando c'è una nuova costruzione il mercato esplode. In questo caso qua il mercato anche in questa zona ha dato ragione agli imprenditori e costruttori. In questa zona qua, diciamo, gli ultimi due edifici li ha fatti ed il PM, gli edifici parlo di questi anni. Siamo qua proprio davanti all'edificio, come vedete è un edificio curatissimo nelle finiture. Io l'ho visto nascere curatissimo anche proprio negli interni, insonorizzazione, risparmio energetico, certo. Hanno venduto praticamente tutto, forse passato il piano terra bisogna che glielo chieda per qualche minimo di update. Lascio immaginare dall'altra parte il panorama che possono avere queste persone. Questa era un'area che dove hanno costruito davanti alla colonia campestre, molto difficile da trovare, perché ormai l'edificato di Sassari è stato completato, le aree migliori le avevano già prese e loro sono riusciti a rendere questa zona, impreziosire questa zona con questo edificio molto, molto curato, con una vista panoramica pazzesca. Che dire di questa zona? Ci sono la parte che riguarda le ville storiche. Purtroppo molte sono veramente in stato di sono ammalorate, stanno proprio decadendo in modo veramente triste. Ci pregiamo di aver potuto vendere l'anno scorso un bellissimo immobile tra Viale Trieste e Viale Mameli, molto bello, con una costruzione dei primi del Novecento, si parla 1915, storica, che i proprietari hanno in modo eccezionale ristrutturato. Ecco, questo. Diciamo che a Sassari un po' c'è la cultura di comprare immobili estremamente moderni, quando invece anche gli immobili storici, per chi ha la possibilità ovviamente di fare delle importanti ristrutturazioni, hanno la loro rilevanza, la loro bellezza e anche il loro fascino, con i loro, per carità, magari anche piccoli difetti: non hanno quel risparmio energetico che oggi possiamo cercare, non hanno magari determinate caratteristiche particolari, perché magari all'interno non posso fare tutto, mi scontro con la burocrazia della.
delle varie tutele e quant'altro, però allo stesso tempo, una volta che entri lì dentro, veramente rimani affascinato. Ci troviamo in via Savoia 40, stiamo aspettando dei clienti, nel mentre attendiamo vi faccio dare un'occhiata a questo immobile estremamente bello, in questo edificio degli anni 90. Via Savoia 40, angolo con via Gorizia. Ci mascheriamo, ascensore ovviamente fino al quarto piano, è un appartamento di livelli quarto e quinto, e sotto alle autorimesse raggiungibili sempre con l'ascensore. Un'autorimessa di 20 metri quadri estremamente utile, ma per chi avesse magari più di una macchina, praticamente tutti, e non volesse comunque rimanere incastrato col parcheggio, potrà sicuramente comprarne anche una seconda, perché hanno due autorimesse disponibili. Per il momento l'offerta è su una autorimessa e basta. Eccoci arrivati all'appartamento, prego, accomodatevi. Intanto è molto particolare perché abbiamo una soluzione dove all'epoca, negli anni 90, hanno unito tre unità abitative, tre appartamenti, quarto piano due più la parte mansardata che oggi è accessibile attraverso la scala interna. Questo è il soggiorno di rappresentanza, sono circa 28-29 metri quadri di soggiorno. Troverete molte terrazze, tutte abitabili, perché abbiamo terrazze tra i 15 e i 20 metri quadri. Questa è la terrazza della zona living della casa, la zona salotto, chiamiamola così, una terrazza con una loggia molto spaziosa, dove si può organizzare per vari usi. E qua la vista panoramica, sicuramente una vista che parla della città, perché da qua davanti ho proprio il palazzo della provincia, visto dal retro di Pier Umberto. E ovviamente vedo la città tutta intorno, l'edificato dagli anni 50 ad oggi qua a Sassari. Vi faccio vedere la zona pranzo, che è una zona veramente maestosa, 30 metri quadri di sala da pranzo, anzi più di 30 metri quadri dalla planimetria abbiamo visto. La scala che sale poi al piano mansardato è molto signorile. Questa è la terrazza della zona pranzo, cioè, adesso mi metto qua, è sabato, uno qua ha voglia di fare un brunch, un piccolo spuntino col sole che ti bacia, una cosa eccezionale che ti scalda, una giornata che è iniziata tra l'altro molto fredda. E qua abbiamo uno scorcio stupendo, esposizione a sud-ovest, qua la sera ti godi il tramonto. Ci apriamo sulla Viale Trento qua davanti, su questo lato vediamo le altre terrazze della casa sulla zona notte, quindi è possibile realmente queste terrazze organizzarle in modo estremamente intelligente. Non ho la classica grande terrazza maestosa, ho una, due, tre, quattro terrazze su questo piano più 30 metri quadri di terrazza sopra, che possono essere organizzate ognuna come si vuole. Questo ovviamente si rende fruibile per i pranzi magari nelle giornate un pochettino più calde. Questa è la cucina, che è questa maestosa, una grande cucina abitabile per gli amanti della cucina spaziosa, uno spazio che si apre ovviamente alla zona pranzo, anche questa con una sua terrazza molto grande, che è una terrazza di servizio. Qua è scoperta sopra, per cui può essere fatto un pergolato, una tenda solare, o richiedere col piano casa la possibilità eventualmente di chiudere, fare un mega spazio, magari lavanderia, tanto terrazze ne abbiamo tante. E qua il servizio, il bagno della zona cucina, quindi il doppio servizio. Sotto scala di postiglio sempre molto utile. Questa sarebbe la cameretta di mia figlia se dovessi comprare io questa casa. Grande infisso, e qua di nuovo, grande terrazza, non è la stessa che avete visto prima, è un'altra. E qua c'è il mio faccione di quando ancora avevo i capelli da militare, come mi dicono tutti. E qua una vista spettacolare, qua un altro poggiolo ugualmente, quindi uno si sveglia, io mi sveglio la mattina, mi appoggio qua, guardo un po' come la giornata, un po' come nei film americani. E qua abbiamo la camera matrimoniale, che segue con vari pareti un pochettino particolari, non è la classica stanza monotona quadrata, perché segue ovviamente, siamo a prua di questo grande edificio nato negli anni 90. Il bagno diciamo grida un po', è un colore abbastanza acceso, però immaginatevelo
del colore che vi piace di più, un bagno comunque molto spazioso, il bagno padronale, potete organizzarlo come ritenete opportuno. Qua hanno messo una vasca, dietro la telecamera c'è la doccia, due lavabi, un bagno sicuramente molto molto comodo, finestrato e comunque molto molto riservato. Ora andiamo a vedere la zona mansardata, che ha il suo perché. Saliamo e poi ci vediamo direttamente sopra. Siamo arrivati nella zona mansarda, quella che io chiamo la zona taverna degli appartamenti su due livelli, gli ultimi piani su due livelli, perché è come la casa in campagna sotto la taverna, che è la stanza del divertimento, la parte dei giochi, la parte della Champions League con gli amici, la parte della finale della Dinamo, è la parte che fondamentalmente viviamo, ma vogliamo che sia anche rilassante. E su questa parte, questo open space di 30 metri quadri, sono stati poi agganciati con l'utilizzo un angolo cottura, che ovviamente è eccezionale perché per gli amanti della cucina, quelli a cui piace cucinare, poi vengono in questa terrazza a tasca, così chiamata, di 30 e più metri quadri, e ovviamente qua sono tanti gli utilizzi che si possono fare. Poi se in una zona riservata vuoi metterci la tua jacuzzi, la tua idromassaggio, c'è la cucina là, puoi fare uno snack, oppure diventa la zona per gli amici, la jacuzzi la copro, metto una grande tavolata e si mangia in tanti all'aria aperta. Qua dietro c'è un ripostiglio, un sottotetto, che gusti sono gusti, io avrei preferito vedere il panorama, però è un qualcosa che chi dovesse comprare può sicuramente migliorare abbassando la quota per dare quella vista, perché poi vedrete dalle immagini dall'alto che qua c'è uno scorcio ovviamente della città molto importante, e su questo lato qua abbiamo il Golfo della Sinara. Ogni tanto dare uno sguardo anche al mare a un sardo può far piacere, e anche se uno non è sardo è sempre piacevole. Ora su questa zona qua abbiamo la camera da letto matrimoniale, se uno volesse avere la camera più importante al piano superiore, sotto invece la camera dei ragazzi, lo studio e la camera dei ragazzi, e questa è una stanza matrimoniale con una grande bella vetrata panoramica. Io l'avrei vista più senza l'infisso esterno, più come un qualcosa di elettrificato. Abbiamo due bagni, un doppio servizio della zona giorno, così uno non deve scendere giù. Qua abbiamo la zona l'angolo cottura, ripeto, appunto dicevo della cucina. E qua andiamo in un'altra zona che è una zona jolly, una camera da letto, non lo so, accede sempre alla terrazza. Io qua ci vedo più una zona fitness, questa è la mia idea, palestra, ciclette, tapis roulant, una zona un po' relax, che accede allo spazio esterno, molto ideale. Ovviamente quella parte là è la parte sottotetto, può essere utilizzata semplicemente con una chiusura, un'armadiatura fatta su misura. E qua invece abbiamo una zona un po' particolare, che molti ci chiedono ma come mai? Perché qua praticamente muore la tromba dell'ascensore, quindi hanno dovuto fare questi tre gradini riprendendo quel che è il legno della scala sotto, e qua ugualmente uno può fare una zona ugualmente relax. Io personalmente avrei messo una bella sauna per ripotersi rilassare e utilizzare questo spazio, perché qua dietro comunque c'è il bagno di questa grande stanza. Abbiamo visto questa casa strepitosa, abitazione veramente unica, direi, su queste dimensioni, in questa posizione così centrale. Andiamo a fare due passi fuori, andiamo verso Viale Caprera per vedere un po' le bellezze della zona dei Cappuccini. A pochi passi da dove eravamo in via Gorizia abbiamo una delle vie secondo me più belle a seconda anche delle stagioni. Ora siamo nella stagione invernale, quindi gli alberi li vedete tutti nudi, ma durante il periodo primaverile, cioè tra un po', inizieranno veramente ad andare in festa. Siamo in Viale Caprera, salendo da quella che è la chiesa dei Cappuccini, dove appunto le famiglie importanti nei primi del Novecento, come racconta Marco Azzieri nei suoi blog, che come ovviamente sappiamo ha iniziato a costruire ville molto importanti. Poi ne abbiamo diverse, abbiamo costruzioni ovviamente del periodo Liberty della nostra città, e questa è la parte dove in realtà le ville importanti hanno dei proprietari che se ne prendono cura, palazzi molto importanti, qua ville come vedete in ottimo stato, è un modello di vita sicuramente differente. Siamo in città, ma allo stesso tempo abbiamo la nostra indipendenza. È ovvio che chi
ha comprato queste ville su questo lato destro di Viale Caprera, gli costano sicuramente manutentarle, gli costa sicuramente tenerle così belle, ma ovviamente questo è ovviamente come meritano, e li ringraziamo per dare lustro a questa bellissima via e tenerle così curate. Poi ovviamente alle mie spalle abbiamo quella che è un po' invece quella meno curata, l'ente del turismo, ahimè, non so perché, poi non entro nell'argomento, però questa è una bellissima villa mastodontica come le altre che abbiamo come Villa Farris qua giù in Viale Mameli, e sono in stato completo di abbandono. Un amico che abita proprio dall'altra parte, che saluto se mi guarda in questo video, a Nico, che mi dice: guarda, vedo che il tetto sta iniziando a cedere. Ahimè, sì, questa è una casa importante, poterla acquistare significa ristrutturarla, grandi liquidità, servono tantissimi soldi. L'ente del turismo ovviamente la sta lasciando, poi magari mi sto sbagliando, però se andiamo più avanti, poi voi leggete, ente del turismo, l'ho acquistata un bel po' di anni fa, ma è davvero verde in stato di abbandono. Avremmo preferito che l'avesse comprata magari un privato molto, con molta disponibilità economica della città, e che gli avesse ridato il lustro che meritava questo importante progetto. Una villa molto bella come questa, che si vede completamente risanata, ovviamente è quella, la sede di Confindustria, che è Villa Mimosa, che vedete tra la via Alghero e la via 4 Novembre. Che dire, ci lasciamo qua, Cappuccini, avete visto delle immagini bellissime, spero, continuate a seguirci in questo vlog, parliamo della città di Sassari, magari dirò anche delle cose inesatte, mi scuso già dall'inizio, se volete correggetemi. E chiunque avesse piacere anche di poter farci visitare la propria tenuta importante, chiamateci, perché ci sono degli angoli veramente, dei discorsi da scoprire a Sassari che sono veramente favolosi. Arrivederci a tutti e alla prossima. Ciao.